Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, anche oggi inizio questo video completamente struccata perché ci trucchiamo assieme con un nuovo prodotto di cui già vi ho parlato su Instagram e mi avete letteralmente inondata di domande su questo prodotto. Quindi spero con questo video di spiegarvi tutto meglio. Quindi lo testiamo assieme. Questo è il kit, la Manufacture, per creare la colorazione perfetta di fondotinta per la nostra pelle. Voglio fare una piccola premessa prima di passare al nostro prodotto. Se vedete che ho dei cerotti addosso, è perché sto nascondendo i tatuaggi. Probabilmente domani vi farò il video dedicato perché bene o male sono guariti, non posso più nasconderli ulteriormente, quindi domani vi farò il video dedicato ai miei tatu in cui vi farò vedere appunto anche gli ultimi due che ho appena fatto quando sono stata in Italia. Ma appunto oggi andiamo a testare, ragazzi, questo nuovo kit che tra l'altro è 100% vegano, non è testato sugli animali, non contiene profumo ed è oil free. Questo significa che può essere utilizzato anche su pelli miste o grasse, come la mia, e quindi non aumenterà la lucidità, farà comunque respirare la nostra pelle. Vediamo che cosa c'è all'interno. Naturalmente giù nel box informazioni vi lascerò il link al sito La Manufacture e nel box informazioni troverete anche il mio codice sconto. Ve lo scriverò comunque anche qui in sovraimpressione. Il codice è Nicole20 e vi dà il 20% di sconto appunto sul kit La Manufacture. Ma sono molto curiosa di andare a testarlo assieme a voi. Sono soprattutto molto curiosa di creare la mia tonalità perfetta di fondotinta. Perché, piccola premessa, io non so voi, ma era una vita che speravo che inventassero un prodotto del genere, perché ogni volta che leggermente magari mi abbronzo, adesso sto usando un autoabbronzante e sono già di una tonalità più scura rispetto alla mia solita. Lo so che per voi probabilmente sarò bianchissima, però per me è già un traguardo, ok? E quindi è sempre difficile trovare il fondotinta esatto man mano che cambi colore, specialmente appunto in estate, quando il nostro colore gradualmente si fa sempre più scuro, è praticamente impossibile avere sempre la tonalità giusta. Man mano che la nostra pelle cambia, dovremmo comprare miliardi di fondotinta, e questo è il motivo per il quale io in questo momento ho soltanto uno o forse due fondotinta che posso utilizzare, perché questa non è la mia tonalità solita e quindi non ne ho praticamente. Quindi sono lì che mischio vari fondotinta e alla fine non riesco mai a trovare la colorazione giusta. Quindi con questo kit conto di potermi abbronzare ed avere sempre la tonalità perfetta di fondotinta man mano che cambio colore. Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno. Allora, la prima cosa che troviamo è il libricino che ci spiega. Nel frattempo il mio cerotto si sta allegramente staccando perché ci sono 700 gradi in questo momento. Comunque c'è il libricino che va a spiegarci in diverse lingue. È veramente semplicissimo. Ci sono tipo quattro passaggi che adesso vi farò vedere e sono tutti scritti naturalmente anche in italiano. Adesso li seguiremo assieme, ma vediamo, oltre al nostro libricino, che cosa si trova effettivamente all'interno del nostro kit. C'è la lente, questa è una lente speciale che permette di determinare con esattezza la colorazione della nostra pelle per poi creare il nostro fondotinta. Poi ci sono le 5 colorazioni base che ci servono per la creazione del nostro fondotinta, che andremo a mischiare a seconda di quanto ci dirà l'applicazione di La Manufacture. Poi abbiamo questa, tipo una siringhetta per andare a selezionare l'esatta quantità di ogni colore, appunto per creare il nostro colore personalizzato. Poi abbiamo il nostro pot, il nostro contenitore, dove andremo ad inserire il nostro fondotinta una volta creato, e la piccola spatolina che ci servirà per mescolare. Come prima cosa, primo step, andiamo a scannerizzare con la fotocamera del cellulare questo codice che aprirà automaticamente l'applicazione La Manufacture. Apro la fotocamera e vado a scannerizzare il codice, lo riconosce subito. Selezioniamo la lingua italiano, poi next. Ti va di dirci il tuo nome? Sì.
Nicole, ecco fatto. Ciao Nicole, il tuo kit La Manufacture è pronto e sei impaziente al 100%. Trova la tonalità di make-up perfetta per te in 4 semplici passaggi. Misura il colore della tua pelle, carica le foto, ricevi la ricetta, mescola il fondotinta e divertiti con la tua creazione. Bene, iniziamo. Adesso dobbiamo collegare la nostra skin cam al cellulare. Prima tolgo la cover. Nella pagina La Manufacture trovate tutte le istruzioni per i vari modelli di cellulare su come applicarla. Sull'iPhone 12 Pro va applicata su questo cerchietto, su questa fotocamera e poi sul flash, quindi in questo modo la posiziono in modo che la lente sia perfettamente allineata appunto con la fotocamerina più in alto e poi direziono il flash che sta subito accanto, ok, questo è il flash, e poi la direziono appunto in modo da essere sopra il flash. Aziono il flash che deve essere attivo quando andiamo a scattare la foto della nostra pelle, l'appoggio anche sul collo. Ok, il colore della pelle si vede molto bene, andiamo comunque a scattarne altre tre come consigliato dall'applicazione. Ok, ho caricato tutte e quattro le foto che ho fatto con la skin cam, la pelle si vede molto bene, è anche messa bene a fuoco, quindi adesso possiamo cliccare su Calcola la ricetta. Yeah, Nicole, abbiamo trovato la tonalità di fondotinta perfetta per te. All'inizio consigliamo di mescolare una quantità di prova per circa 10 applicazioni. Ok, vai alla ricetta, anche perché poi probabilmente il mio colore sarà più scuro, visto che continuerò ad utilizzare l'autoabbronzante, quindi non avrebbe neanche senso creare tantissimo fondotinta perché appunto tra poco la mia colorazione cambierà nuovamente ed è proprio il bello di questo kit che si può continuare a creare la colorazione giusta, quindi clicchiamo su Vai alla ricetta e questa è la ricetta personale per la mia carnagione, quindi 2.6 del colore più chiaro numero 1 e poi di ogni altra colorazione abbiamo lo 0.1. Preleviamo quindi il 2.6 della colorazione la più chiara, la numero 1. Ok, e andiamo ad inserire il nostro colore nel tubetto. Sono emozionata, mi sento un po' come il piccolo chimico. Voilà. E adesso lo 0.1 di tutte le altre colorazioni. Con la spatolina di plastica andiamo a mescolare per bene il nostro colore. Questa è la nostra colorazione. Andiamo a testarla giusto sulla mano, che sono super super curiosa. Beh, ragazzi, scompare sulla mia pelle, quindi direi che la tonalità è perfetta, perfetta. Ok, ho applicato il primer, ragazzi, naturalmente prima di stendere il fondotinta. Adesso proviamolo subito, sono troppo curiosa. Allora, spugnetta, ne applico un po' sul dorso della mano e andiamo con il testing, ragazzi. Wow, beh, mi sembra assolutamente perfetto. Se lo matchiamo con il collo è perfetto, la colorazione è perfetta. Ok, ragazzi, non devo praticamente neanche sfumarlo verso il collo perché è esattamente dello stesso identico colore del mio collo, cioè sono super super soddisfatta per questo match, che tra l'altro è la prima volta che ho provato, testato con voi. È riuscito alla perfezione. Ok, ragazzi, ho completato il mio trucco, ho applicato naturalmente cipria, correttore, ho fatto il contouring ed ho messo mascara e rossetto e questo è il risultato finale. Sono ancora troppo sbalordita per commentare perché era il mio sogno, per voi lo sapete, se mi seguite da un po' su YouTube lo sapete che ho sempre avuto un grossissimo problema nel trovare la mia tonalità di fondotinta perfetta.
perfetta. Tutti i fondotinta o sono troppo scuri o sono troppo giallini solitamente per il mio colore, e adesso non solo ho trovato il fondotinta perfetto per la mia tonalità, ma posso cambiarlo man mano che la mia colorazione cambia mentre mi abbronzo o mentre poi ritorno dall'abbronzatura mia, che è quello che sapete che può essere, fino al mio colore originale poi quando arriva il freddo. Quindi sono troppo felice. Inizialmente mi sembrava come troppo chiaro, però è perfetto, cioè se lo confronto con la mia carnagione non si vede assolutamente dove finisce il fondotinta e dove inizia la mia pelle non truccata. Quindi per quanto mi riguarda, esperimento super promosso. Quindi questo è quanto per il video di oggi, ragazzi, con il nostro kit La Manufacture. Fatemi sapere che cosa ne pensate del risultato su di me e se è un prodotto che interessa così tanto anche a voi. Io vi mando un bacio gigantissimo, come al solito appoggio, come al solito vi devo dare l'abbraccio finale. Siete pronti? 3, 2, 1, venite qua che vi abbraccio forte e vi aspetto domani sempre alla stessa ora. Ciao.